Lama, Taranto, cittadini di Serie A e cittadini di Serie B, proprio tra due strade che sono praticamente attaccate l'una all'altra. L'acquedotto fa i lavori e vedete qui via Fior di Melo, il manto stradale, dopo essere stato ovviamente rotto, viene riasfaltato totalmente per intero. A pochi metri di distanza via Fior di Ciliegio e misteriosamente viene asfaltata solo una parte, una metà, invece l'altra è completamente, lo vedete qui dinanzi a me, è completamente rotta, qui addirittura basta un po' di pioggia e si crea un pantano. Evidentemente in via Fior di Melo c'è qualche amico degli amici che viene trattato, viene privilegiato, e qui invece ci sono i poveri disgraziati, per non parlare poi, anche ne abbiamo parlato anche, dell'albergo Lama che giace nel più completo degrado. Ma al di là di questo io mi domando, ma l'amministrazione comunale di Taranto, l'amministrazione Melucci Musillo, visto che Musillo ha anche amministrato insieme a Melucci, ma scusate, non si fanno i controlli da parte degli uffici, dei lavori pubblici, del settore lavori pubblici? Non si sguinzagliano i funzionari a controllare quello che combinano gli altri enti? Perché quando tu entri, rovini, tocchi il mio patrimonio stradale, io ente comune devo andare a verificare, e la legge impone che tu mi devi fare, non ricordo bene se i due terzi o i tre quarti di asfalto, cosa che qui non è avvenuta. Cittadini di serie A, cittadini di serie B, amministrazione Melucci che dormiva. Cambiamo rotta, dal 12 giugno si cambia davvero musica, una croce secca su Luigi Abate sindaco e su Taranto senza Ilva.